Dopo 2 ore e mezza di cottura, come vedete, il nostro spezzatino è pronto perché ci piace anche fare la scarpetta, quindi non ci interessa farlo proprio secco secco, anche perché seccherà domani. Questo ne abbiamo almeno per 2 giorni e sarà ancora più buono domani se lo mangiate. Adesso impiatteremo con un bel bicchiere di vino rosso nostro casareccio e pane locale casareccio. E gusteremo questo spezzatino, una particina chiaramente. Dopo veramente tanto lavoro, godiamo un pochettino di questa specialità. Con le carote, come vedete, cipolla, carote, sedano, un po' di alloro, peperoncino e tante altre spezie che troverete poi nella ricetta completa, ecco.